No, Vince, non la trovo. Vabbè, e se pure la dovessi trovare, non la voglio trovare. Sì, la trova, Tony. No, Vince, perché se a me mi capita un'altra cosa così, io non ce la faccio. Io mi sento di morire. Io sto male, Vince. Tu mi capisci? Ti capisco, Tony. No, tu non mi puoi capire. Allora parlo solo tu, io me ne vado, Tony. Io mi ha giudicato la stessa acquatoia e non posso neanche riuscire a capire. Quando la malinconia diventa una forma di intelligenza così alta, diventa comicità. Lello Arena. Buonasera, buonasera a tutti, grazie, troppo gentili, grazie. Grazie assai, ovviamente consentitemi, è una cosa facile di estendere questo applauso a Massimo, che ovviamente senza il quale non sarebbe stata possibile niente di tutto ciò, la poesia, le invenzioni, il tipo di comicità sono legati chiaramente e indiscutibilmente a lui, insomma, e sono irripetibili proprio perché non ci sta più. Allora, caro Lello, entriamo subito nel vivo della nostra serata, forse anche sedendoci. Per non lo so, ci possiamo provare, questa è una cosa facile, insomma. Proviamo. Ecco qua, e fino a qua ci siamo. Guardando alcune scene dei tuoi film, guardando i tuoi film, il tuo teatro, eccetera, due professori, due psicanalisti, il professor George Walton dell'Università di Cambridge e il professor Jean-Pierre Renard della Sorbona di Parigi hanno trovato Lello Arena un potenziale paziente interessante. Adesso chatto con loro e vediamo quello che... Le chatta? Sì, sì. Ti puoi fare, questi sono i sistemi. Tutte, no? tutte le domande. Allora, la prima domanda... Che si diverte. Cioè, lei si diverte, certo, e lei non è il paziente sei tu, quindi non so, ci si diverte sempre. Ma io sono paziente, ma fino a un certo punto, perché se no, quello ride un altro paio di volte io mi posso No, ma non mi permetterei mai, che no, perché no, sai, mi diverto con il computer, mi piace lavorare con il computer. Esatto, vabbè. Non c'è speranza, infatti. No, veramente, io ho speranza, Reg, non so per quest'altra parte. Lei stia, non so, no, allora tutti quanti possono parlare. No, io non mi permetto, per l'amore di Dio. Io mando solo le risposte. Ci stai l'inglese là che ride. Ride, effettivamente. Non lo potete vedere. No, hanno due facce simpatiche. No, vabbè, questo è molto simpatico. L'inglese è simpatico, sì. Lui è dell'Università di Cambridge. Questo l'avevano già detto. Esatto. Per ribadire. Per ribadire. Sì, sì. Spesso da bambini si ha timore di alcuni animali ed in particolare di alcuni insetti. Ci racconti se ha avuto esperienze e se queste eventuali fobie si registrano anche in età adulta. In altri termini, c'è stata nella tua infanzia, nella tua fanciullezza, una paura, un timore di alcuni animali o in particolare di insetti? Allora, io devo essere sincero, perché sennò è inutile che ci stanno quei due mamozzi, lo capiscono, no? È una cosa... No, non credo, la Savarola non c'è. Non traduca, esattamente. Quindi sarò molto sincero e racconterò solo cose vere che mi sono successe veramente. Se devo parlare di traumi e di traumi legati agli animali, io ho avuto la fortuna di avere una madre che aveva paura di tutto, ma non di tutto, dici, c'ha paura del ragno, no, di qualunque bestia pure, anche fantasiosa. Lei mi diceva, non usciamo stamattina, può darsi che incontriamo un drago. Dice, ma non esistono i draghi, non si può mai sapere, è meglio che stiamo a casa così non li incontriamo. Ma il trauma vero che mi è successo, lo so che sembra una cosa inventata, ma sono stato abbandonato da piccolo, cioè avevo 3 anni, dentro una balena. Dici, come ha fatto? Allora, balena, sì. Sai scrivere balena? Sì, sì. Anche in francese. Balena? Balena, basta mettere la C. No, Moby Dick in francese. Whale, in inglese scrivo whale. Whale. Allora, è successo che a Piazza del Plebiscito a Napoli è arrivata in esposizione una balena imbalsamata che si chiamava Golia, si entrava dalla bocca e vi lascio immaginare da dove si uscisse, insomma era normale, si faceva il tragitto quello solito, cioè non è che uno lo fa normalmente, ma se fosse ingoiato da una balena entrerebbe dall'entrata e esce da... Beh, lei ne sa qualcosa, no? No, io. Vabbè, tutti ma io ne sono mai trasuti da balena. Non c'è bisogno.
Per cui questa mamma così paurosa è entrata come tutti dalla bocca, e quando siamo arrivati all'altezza del cuore si è talmente impressionata e spaventata da questa enormità del cuore della balena che ha pensato di lasciarmi là. Per cui sono stata abbandonata 3 anni davanti a questo cuore di balena senza sapere che dovevo fare. Tutti quanti, io non piangevo perché ero un bambino riservato, non volevo dare fastidio. Per cui stavo là abbandonato vicino al cuore della balena e non piangevo. Lei, Arena, a Natale era solito lanciare dal suo balcone dei loti molto maturi, volgarmente detti cachis, contro le finestre del professor Virginio Esposito, docente di greco presso la scuola militare Nunziatella di Napoli. Ah. È vero che lei avrebbe causato al professor Esposito danni per varie rotture di vetri quantificabili in 74.400 lire, e ora che è diventato ricco e famoso, Wotton e Renard le chiedono: non ha mai pensato di effettuare un bonifico aggiornato in euro agli eredi del suddetto? No, allora, perché, è vero o no intanto? Sì, tanto, sì. Già è vero, ma perché il professore ci aveva detto di non lanciargli più le noci, noi gli lanciavamo con delle fionde, le noci con tutto il verde intorno. Col nallo. Esatto, sì. E lui ci disse: per favore fate una cortesia, queste cose rompono i vetri, rompono tutta la roba dentro, non ci lanciate più le noci. E abbiamo cominciato a lanciargli i cachis, che erano più morbidi, esatto, che si rompevano, si frantumavano senza fare troppi danni, e quindi uno non, cioè non abbiamo nessun debito, abbiamo fatto quello che lui chiedeva. Magnifico. E a un certo punto Muti viene da me e dice: qui bisogna prendere un provvedimento. Ruggero, ti chiama a lui. Ma ha detto: qua bisogna fare degli esorcismi al teatro dell'opera. E io ho detto: io vengo. E siamo stati in giro per tutto il teatro a fare gli esorcismi con la gente. È stato divertentissimo, perché quando lui è arrivato, Muti lo ha visto arrivare, gli è andato subito incontro e gli ha messo tutte e due le mani sulle spalle, ha cominciato a toccarlo. Dopodiché Muti ha detto: sto cercando di capire da dove arrivino questi influssi. E Arena ha detto: io forse ho capito da dove arrivano. E Muti ha detto: credo che arrivino dalla Scala Milano. E Lello ha detto: tutte le cose negative arrivano sempre da Milano. Il pensiero comune dice che in fondo tra l'andare dal confessore e andare dallo psicanalista è sempre meglio andare dallo psicanalista, perché il confessore tende a dare la colpa a te e lo psicanalista agli altri. Buona serata, grazie.